would you be if you had given to protection? Carissimi amici, qua in questo tempo di Cheronte, di caldo allucinante, riprendiamo la nostra trasmissione del martedì sera. Sono sempre io, Alfredo, detto anche Don Chisciotte, e ho sempre il piacere di avere con me Ugo Lombardi, Ugo di Bari, il nostro... Grazie, tanto, buonasera tanto, a tutti. Già da tanto, tanto tempo. Grazie, buonasera. Una serata così abbastanza tranquilla vorremmo fare, perché il caldo ci ha un po' nubilato, ci ha un po' creato dei grossi problemi di concentrazione, specialmente qua, non so nelle altre parti d'Italia, ma qua a Bologna sono due giorni che ogni tanto viene giù un po' d'acqua, l'acqua si trasforma in vapore e il caldo è peggiorato notevolmente, ma più che altro, più che peggiorato il caldo, è peggiorato il tasso di umidità, che veramente è grondante, si potrebbe definire. Comunque, dato che siamo in ballo, balleremo in qualche modo. Quindi parleremo di tante cose, così, un po' a scacchiera, come facevamo una volta, quando non trattavamo un argomento, io e Rosario, definito, ma passavamo da un argomento all'altro, quegli argomenti che ci hanno colpito. E ritorniamo comunque stasera, il leitmotiv che stiamo portando avanti e sta portando avanti Ugo in questo periodo è quello dell'inquinamento, i pericoli dell'inquinamento, i pericoli che si stanno presentando man mano che l'estate avanza, e quindi con un peggioramento enorme di inquinamento come tutte le estati. E la prima notizia, diciamo che per quelli della mia età e anche quella di Ugo, penso, certo, riporta in auge, no, Ugo è più giovane di me, ecco, un lieve accenno di dissenso nell'aria. È ritornata la nostra cara diossina, che in definitiva ci mancava, perché ci abituiamo all'inquinamento, ci abituiamo alla morte, ci abituiamo alle mancanza di salute e all'avvelenamento. Questa volta è una discarica del Grossetano, una discarica di plastica, quindi proprio siamo al top di questa realtà, che ha preso fuoco, e sembra che il fuoco sia stato attizzato, come si dice in alcune parti d'Italia, a bella posta. È un grande incendio, dalla mezzanotte scorsa ha bruciato una discarica di Cannicci nel comune di Civatella Paganico nel Grossetano. È a origine dolosa e brucia rifiuti provenienti dalle discariche di Strillaie, e è tutta plastica. Quindi, bruciando la plastica, sappiamo benissimo cosa tiriamo fuori da questi fumi, e quello che tiriamo fuori in definitiva è la diossina. Quindi è un disastro ambientale. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta notte in questa situazione ad alto rischio, ma non sono arrivati al punto del fuoco, cioè al punto dove è partito l'incendio. Ricordiamoci che anche per i vigili del fuoco questi interventi sono ad altissimo rischio, perché debbono farli tutti con le maschere antigas e le bombole ad ossigeno, e quindi, oltre al rischio della cittadinanza, anche gli stessi vigili sono ad alto rischio, ad alto pericolo di morte.
L'ordinanza è stata subito emanata dal comune con il supporto dell'ARPAT e della SL e che impone, come sempre ha imposto in queste occasioni, di chiudere le finestre, di non mangiare frutta o qualsiasi prodotto che possa essere stato a contatto con la nuvola di diossina. Ma dato che abbiamo qua il nostro amico Ugo, una domanda dobbiamo farcela, perché noi da poveri ignoranti parliamo dei pericoli della diossina, ma in definitiva poi non sappiamo quali sono questi pericoli, che parti del nostro organismo vengono toccate e se in effetti è mortale la cosa o ci può essere un rimedio. Dice qualcosa, Ugo? Cerchiamo sì, di intanto, questa cosa. Intanto ti ringrazio, perché dove c'è combustione c'è diossina, dove c'è combustione ci sono prodotti tossici nell'aria. E l'aria, ricordiamolo, i nostri ascoltatori, ha una componente, diciamo, molto, molto delicata, molto equilibrata. E come dicevo, forse l'abbiamo detto in qualche precedente trasmissione, è un equilibrio che deve essere mantenuto nella sua precarietà, ma comunque mantenuto l'equilibrio, perché è un equilibrio instabile dove diciamo ci si mette del proprio, perché magari come l'organismo. Ogni volta che c'è un eccesso si pone rimedio attraverso magari un aumento della diuresi oppure un aumento della respirazione, no? Che sono l'emuntorio renale e quello respiratorio, sono quelli che ci aiutano a mantenere un pH più o meno vicino all'acidità, ma è un pH alcalino, il 7,43 è quello che, diciamo, ci dà la possibilità di sopravvivere. E quindi anche la terra, d'altra parte non potremmo essere abilitati a vivere su questo territorio se non avessimo la componente chimica, diciamo, necessaria per poter diciamo, convivere con questa situazione. Ma nel momento in cui abusiamo e quindi, diciamo, cerchiamo di fare il di più, perché non riusciamo ad accontentarci di quella che è diciamo, quella che dovrebbe essere un normale approvvigionamento quotidiano, sia per quanto riguarda l'aria, sia per quanto riguarda il cibo, ma anche per quanto riguarda le soddisfazioni che ognuno di noi deve, diciamo, cercare di trarre dal punto di vista organico. E allora diamo via ad uno sfruttamento che inevitabilmente provoca un eccesso. Naturalmente questa considerazione non vale per i paesi emergenti, dove a stento riescono magari a consumare un po' di cera, quindi a produrre un po' di calore, e non possono certo essere incriminati come noi invece, che ne facciamo invece abuso e consumo. Tornando alla tua domanda iniziale, io mi permetto, Alfredo, di fare alcune considerazioni che riguardano un po' di più, diciamo, la situazione diciamo attuale a cui tu facevi riferimento all'inizio trasmissione, cioè un calore eccessivo. Bene, il calore eccessivo, al di là delle discariche o degli incendi abusivi, che naturalmente quando c'è la produzione di plastica, cloro, eccetera, ci sono immissioni in aria di tutto quello che non dovrebbe esserci. Ricordiamo a noi stessi e ai nostri ascoltatori che la quantità, la composizione dell'aria è fatta prevalentemente di azoto, diciamo all'incirca nella parte che supera il 70%, e poi abbiamo l'anidride carbonica e l'ossigeno naturalmente nella misura del circa 20%, l'anidride carbonica e l'argon e altre piccole quantità di particolati che non dovrebbero superare alcune proporzioni, se no diventano inquinanti. Bene, il calore a cui tu facevi riferimento dobbiamo, e ti ringrazio per questa tua iniziativa, è importante, perché è vero che non è tutto antropico, cioè non è tutta colpa dell'essere umano la presenza soprattutto dell'anidride carbonica. Diciamo che in questa compagine, in questa sceneggiata, ci sono alcuni attori principali e secondari, ci sono quelli soccombenti. Naturalmente il soccombente finché può è la terra.
perché la terra propone, così come il nostro organismo, alcune sostanze tampone. E quali sono le sostanze tampone? Sono le sostanze tampone per la immissione nell'aria di tante porcherie, e sono gli oceani, le acque intanto, no? Perché assorbono l'acidità. E altre sostanze tampone dovrebbero essere gli alberi, il verde, ma di quello ci stiamo privando in maniera forsennata, privilegiando una ipotetica agricoltura che in alcune zone non potrà mai esistere. Allora, se non possiamo lottare contro un cambiamento delle liste terrestri, non possiamo lottare contro lo spostamento dei territori sottostanti al nostro. Non possiamo quindi combattere contro un aumento della produzione di energia da parte del sole, possiamo però proporre a tutti noi un più diciamo, assennato utilizzo dell'energia. Perché se aumenta la CO2 nell'atmosfera, la CO2 inevitabilmente aumenta, cioè parliamo di anidride carbonica, cioè quella che si produce quando ogni volta che riscaldiamo qualcosa. E quindi la combustione è più o meno, diciamo, non con presenza totale di ossigeno. Parlo per esempio degli scarichi automobilistici, che produce magari in questo caso l'ossido di carbonio, ancora più pericoloso, ma anche quello che viene prodotto dalla combustione cittadina, quindi anche dall'utilizzo delle stufe, ma anche dalle emissioni dei vulcani, dagli incendi nelle foreste, insomma, tutto quello che produce combustione, oltre a quello che viene immesso nell'aria, produce quindi sostanze che più o meno, in maniera più o meno veloce, danno dei danni. I danni più immediati, Alfredo, dobbiamo ricordarlo, sono quelli che, per esempio, sono diciamo, riservati all'ossido di carbonio, cioè alla CO, ed è quella che si produce quando la combustione non è fatta in grossa presenza di ossigeno. E quindi quando la macchina rallenta, poi riprende, poi tira, poi scarica, poi c'è un cambio di marcia, in questi casi ci può essere magari una eccessiva produzione di ossido di carbonio. È il motivo per cui, abbiamo detto in altre trasmissioni, alcune industrie automobilistiche più lungimiranti sono riuscite a, diciamo, inserire un meccanismo attraverso il quale l'autovettura si spegne magari in prossimità dei semafori, laddove esistono ancora dei semafori. Perché naturalmente le rotonde magari potrebbero essere, in momenti circolari, sono quelli che magari potrebbero essere più ecologici, impedendo non solo un fermo, ma impedendo anche un'eccessiva velocità, perché l'eccessiva velocità poi magari dobbiamo poi vederci con i derivati dell'azoto e con i particolati. Quindi, diciamo, il nemico principale di questa compagine, dicevamo, dove la Terra è finora soccombente, è l'anidride carbonica. Quando vuoi mi interrompi perché io non vorrei fare un monologo, No, però no, no, puoi andare avanti perché è di estremo interesse. Bene, allora l'anidride carbonica è quella che quando viene prodotta dall'uomo intassa l'atmosfera. Intassa l'atmosfera e finché si tratta di ossido di carbonio, come dicevamo prima, quello che viene prodotto in carenza di ossigeno. Sappiamo che ha un'azione competitiva con l'ossigeno, significa che l'ossigeno che si lega ai globuli rossi attraverso l'emoglobina, diciamolo così in maniera molto semplice, viene ad essere diciamo, spostato dalla presenza dell'ossido di carbonio in questo caso, o i derivati dell'acido nitrico, eccetera, che hanno una possibilità di legame con l'emoglobina molto più alta rispetto all'ossigeno. Siccome sono gas che non hanno odore o sapore, è facile che ognuno di noi, magari in presenza di ossido di carbonio, prima si addormenti, poi magari ha carenza di ossigeno, poi trema, poi magari se ne va all'altro mondo, perché l'ossido di carbonio ti dà la morte per asfissia. Non voglio dire altro perché sennò magari gli No, no, emulatori questo oppure non... quello che vogliono, diciamo, farla finita, seguono altre strade. Non siamo qui per questo. Noi No, siamo no. per dire invece, per dare un inno alla vita e non solo inno alla vita, ma cercare di vivere in maniera migliore. Come possiamo farlo? Quello che si trasforma in biossido di carbonio, chiamiamola anidride carbonica, chiamiamola CO2, insomma, è quello che ci consente di
valutare anche una eccessiva presenza di vapor d'acqua. Dove c'è CO2 in eccesso, c'è eccesso di vapor d'acqua perché trattiene il vapor d'acqua. Ah. Tutto questo fa un tutt'uno, come se potessimo, ecco, se riusciamo a pensare ai raggi del sole che attraversano un vetro di una stanza e si disperdono. Magari all'interno della stanza, posandosi, non so, sui divani, sulle sedie. Poi quando devono essere magari portati via, siccome hanno una lunghezza d'onda maggiore, non riescono più ad uscire, quindi rimangono all'interno. Bene, diciamo che l'impedimento alla fuoriuscita di questo calore che viene raccolto e quindi fa serra e non riesce ad uscire, è formato dalla diversità di lunghezza d'onda dei raggi che penetrano attraverso questa barriera e poi non riescono ad uscire perché hanno modificato la lunghezza d'onda. La CO2 e il vapor d'acqua costituiscono la nostra barriera perché rifrangono, riflettono, più che, ecco, riflettono questi raggi dovunque senza farli poi uscire nella troposfera. La troposfera, ricordiamoci, ha un'altezza di circa, diciamo, 15, 16, 20 km, ed è quella all'interno del quale vagano tutti questi personaggi di cui continueremo a parlare ora. È giusto, Bene, giustamente. allora noi, Comunque, dimmi, vai prego. pure, pure, di pure. Grazie Alfredo. No, volevo aggiungere questo, cioè all'interno di questa troposfera, quindi abbiamo i nostri nemici, i nemici che costruiamo noi, perché abbiamo il materiale particolato che è quello che viene messo dall'attività dell'uomo, anche dai palazzi in costruzione, dal materiale di risulta, ma soprattutto dai motori diesel, da quelli che magari ancora prima di mettere la catalitica mettevano anche biossido di azoto, insomma altre sostanze chimiche, senza che ci stiamo qui ad ammiccare il cervello, però il particolato è fatto soprattutto da queste molecole che sono, diciamo, variabili da 0,1 a 100 millesimi di millimetro, però sono quelle che ti danno dei grossi problemi di salute. Perché? Perché i primi apparati che vengono a contatto con quello che è, diciamo, l'inquinamento atmosferico sono quelli che hanno un'azione topica, cioè hanno un contatto immediato. Quali sono? Sono gli occhi, la superficie quindi oculare subisce un danno a contatto con questo inquinamento, così come la pelle e così come soprattutto l'apparato respiratorio. Ma non è da trascurare naturalmente quello circolatorio, perché immaginiamo di dare attraverso l'apparato respiratorio, di cui magari se vuoi, Alfredo, diamo alcuni cenni, l'apparato respiratorio, alcune di queste particelle non può fare a meno di introdurle in circolo. E quindi non fa altro che dare un maggiore intasamento alla circolazione del sangue. È come se il sangue diventasse più numeroso di elementi presenti nei vasi. È come una strada intasata da macchine. E quando si intasa, il traffico non cammina più, si crea un ingorgo, l'ingorgo crea i trombi, gli emboli, cioè crea i ferri, crea delle situazioni. E allora, diciamo, abbiamo un aumento dell'intasamento, un aumento dell'ematocrito, l'ematocrito è la parte corpuscolata del sangue, e quindi il sangue diventa più denso e quindi abbiamo un aumento dell'impegno cardiaco, un aumento No, della sei stanca. stato molto molto chiaro nella tua esposizione. Purtroppo è una realtà che ogni tanto succede della diossina perché non si sta attenti, poi anche in questo caso è stato un incendio doloso. Speriamo che si possa risolvere. Adesso, come leggevo nell'articolo, si sta con le ruspe ammassando terra per soffocare le fiamme. Speriamo che si riesca ad arrivare a soffocarle, a chiudere questo brutto episodio del Grossetano. Ma legato a questi, mi è venuto in mente mentre parlavi, e comunque in relazione a questo articolo, in questo momento di caldo così eccessivo, non è mai abbastanza chiaro il fatto di dire di stare molto attenti anche con le fiamme libere e con questi accidenti di mozzicone di sigarette, Esatto, che esatto. purtroppo vedo spesso, Sì. che vengono gettate dalla macchina,
Sì. e vanno a finire sulle strisce d'erba ai lati delle strade che sono secchi e pronti benissimo all'infiammazione. E qui ritornano i discorsi di intere zone date alle fiamme Ma per soprattutto i cause. fuochi di artificio, dicevamo, scusami Alfredo, l'altro giorno accennavamo anche ai fuochi di artificio. I fuochi di Certo, artificio che da noi sono, diciamo, molto, mo molto, certamente, diciamo, frequenti, perché le festività naturalmente sono tante, e certamente. Sai, sono. finché sono fatti da degli esperti, Sono il inquinanti, eh? discorso è valido, ma è spesso presi dall'entusiasmo e dai rivenditori di fuochi d'artificio che si trovano ad ogni piè sospinto e addirittura anche nei negozi e nelle super e nelle cooperative, la preoccupazione e il pericolo è estremamente grande. Si prende così questa fregola per i fuochi d'artificio che sono certamente bellissimi da vedersi, ma sono estremamente pericolosi se non si sanno ad usare. Ma adesso in questo momento di caldo eccessivo e di mancanza di pioggia viviamo un momento di alto rischio, anche perché l'altro giorno in un altro articolo che comunque, se non erro, ho messo nel mio blog di Casalecchio, si parla di un 65% in meno di pioggia. Sì. E questo è veramente ad alto rischio, non solo ad alto rischio per l'agricoltura, che comunque in certe zone viene poi sopperita dagli impianti di irrigazione, dai canali di irrigazione e via discorrendo, come nel Bolognese. Ma il fatto è che secca spaventosamente la terra e diventa quasi un deserto in definitiva. Questa diminuzione enorme dico, scusate, perché come ho detto sono un po' in defaillance stasera, e questa continua seccarsi della terra è veramente pericolosa. Stavo guardando qua, parlando un pochino dell'Emilia Romagna, perlomeno, e il notiziario dell'ARPA e Emilia Romagna. L'ARPA sono distribuite in tutte le regioni italiane, è il sistema di previsioni atmosferiche e di calcolo dell'inquinamento e sembra, qua lo dice, in data di ieri, che la morsa del caldo finirà a metà settimana. Speriamo. Ed un'altra notizia, penso importante, riguardo la siccità, il governo, almeno per l'Emilia-Romagna, sto parlando dell'Emilia-Romagna, ha decretato uno stato di emergenza per Parma e Piacenza ed ha emesso anche come tutti gli anni, un regolamento con tutti i divieti di prelievo idrico e le deroghe. Io penso che questo problema dobbiamo parlarne, perché, vediamo Certo. se riesco a rilevare l'articolo, è un po' lento, arriverà. Perché, come anche da voi, meridione, è vietato innaffiare, è vietato lavare la macchina. Sono vietati in questo periodo. Alfredo, questa io ritengo che questa sia sicuramente una questione molto valida, molto importante, Certo. sicuramente giusta, necessaria, ma credo che sia anche un po' terroristica, nel senso che
abbiamo noi una struttura di condotte idriche che perdono circa il 40% dell'acqua che trasportano. Sì, anche questo è vero, eh. E allora io credo che chi è addetto alla fornitura e quindi è attenzionato a questo problema debba comunque proporre alla parte politica, o comunque a chi ha questo compito, di dare priorità agli ajusti di queste perdite in ogni caso. Ma non Diciamo, so. Ugo, che è il Prego. solito sistema di dare colpa agli altri. Sì, ma guarda, noi non possiamo fare altro che parlare e dobbiamo stare anche attenti a non allarmare nessuno. Diciamo di quelli che sono i danni, non possiamo dire che quello provoca il tumore, quello provoca. Perché sa, qui abbiamo già una situazione disastrata. Però possiamo cercare di alleviare, diciamo, le situazioni che non so perché devono essere comunque date queste informazioni all'inizio di ogni estate, dove il povero Cristo che è riuscito a malapena a mettere su una mezza giornata per andare al mare con la propria famiglia, non solo deve tentare di portare avanti questa mezza giornata, ma deve rovinarsi, deve avere il suo notiziario quotidiano, quindi con funestare, deve essere funestata la sua giornata, perché deve sapere che lui quel giorno può anche essere uno che consuma acqua, che può essere uno che può dare addosso, cioè il poveretto viene colpito e non si sa nemmeno perché. Invece noi dobbiamo anche risalire, diciamo, a iniziative un po' più importanti. Io dico soltanto che non si deve parlare di carenze di acqua a giugno o a luglio quando inizia il caldo, si deve pensare alla carenza di acqua, abbiamo la politica per questo, almeno quella che funziona, quando ci sono situazioni diverse. Una volta si raccoglieva quel poco di acqua che c'era, si raccoglieva in maniera molto, diciamo, attenta, sapiente, e in alcuni, diciamo, contenitori si cercava di non disperderlo. Credo che lo si faccia tuttora, ma non lo si fa in maniera attenta, non lo si fa in maniera, diciamo, in maniera intelligente. Quindi intanto la parte politica faccia la propria parte, la faccia fino in fondo. Non abbiamo bisogno di questi attenzionamenti, perché se servono per far risparmiare acqua, che ben venga questa cosa, però ci diano anche la possibilità di campare in maniera. Intanto cerchiamo di limitare le perdite. Le perdite dei nostri acquedotti sono altissime. Cerchiamo quindi di raccogliere bene l'acqua che ci cade e cerchiamo anche di evitare che ci siano degli sprechi inutili. Ma insomma, ritorniamo al punto di partenza, Alfredo, perché se non capiamo che abbiamo una concentrazione altissima, scusate, ma io devo tornare a questo argomento. Se noi abbiamo una concentrazione, si parla di 400 parti per milione di CO2 nell'atmosfera. Adesso l'ARPA sicuramente è così attenta in ogni regione, quindi riporta quotidianamente questi dati. Ma se noi non cerchiamo di limitare l'emissione in aria dell'anidride carbonica, che si teme possa raggiungere nel 2050 una strada di non ritorno, cioè, è come una stufa, no? Se noi aggiungiamo, se noi togliamo il carburante a una stufa in ghisa, la ghisa magari è un metallo che conduce molto bene il calore, e il raffreddamento non è immediato, il raffreddamento ci Ah vuole no. del tempo. Allora, se i politici, perché noi cosa possiamo fare? Non possiamo fare altro che creare un movimento di opinione e quindi sollecitare la parte politica a muoversi. Insomma, fare quello che deve fare. Allora, se noi abbiamo 20 anni, 30 anni di tempo e non di più, perché si ponga rimedio a questo problema che viene quasi misconosciuto, lasciamelo dire anche per molta ignoranza anche di molti dei nostri politici che sono molto parecchio ignoranti, proprio quasi quasi direi molti sono analfabeti, quindi non hanno la capacità di pensiero. Molti altri invece sono fortunatamente, diciamo, intelligenti, e quindi indirizziamo la nostra attenzione ad entrambi, naturalmente. Allora, se riescono a capire che abbiamo poco tempo per porre rimedio a questa situazione, noi rischiamo fra qualche decennio di avere le nostre città costiere, parlo non solo delle nostre, quelle italiane, parlo di quelle mondiali, completamente allagate, intere movimenti di popolazione che deve andare via. Un aumento della temperatura che, se non viene contenuto all'interno dei 2 gradi,
ci rischia di darci problemi enormi di surriscaldamento, con difficoltà anche di cui parlavi tu prima, giustamente, non solo per quanto riguarda l'agricoltura, ma anche per quanto riguarda la presenza di acqua potabile all'interno delle nostre abitazioni. Quindi sono per questi problemi che sono, ripeto, imminenti, servono soluzioni intelligenti, rapide, fatte da persone consapevoli, da gente responsabile. Purtroppo questo non è possibile, Ugo, Ecco, perché la allora. nostra politica è inesistente, incapace, legata al soldo, e si piangono se perdono i voti, come questa situazione incredibile di questo Matteo Renzi, che non ha ancora capito che sta perdendo per colpa sua e per colpa della politica del Partito Democratico. E questo è il problema. Nessuno c'è, tutti si fermano a piangere nel loro giardino, non stanno a guardare mai oltre il giardino. E questo è Questo il dramma italiano. Non vedi, beh, non saprei neanche dire, quello che tu hai detto è giustissimo, perché la prevenzione certamente deve essere fatta dal basso, questo lo metto in dubbio, pulire i tetti, canalizzare e accumulare acqua e via discorrendo, ma deve essere gestita dalla politica. Ma insomma, Alfredo, scusami, io credo che questa gente, se non riesce a capirlo da sola, qualcuno glielo deve spiegare, gli faccia dei disegnini. Cioè, loro sono, come noi, ospiti di questa astronave. Parliamo, diciamo, chiamiamo la No, Terra non lo astronave. capiscono. Se distruggono questa struttura, e abbiamo già superato il limite, non avremo tutti quanti noi, ma anche i nostri cari, i nostri figli, i nostri nipoti, ma credo che i nipoti sia lontano, non avremo quindi la possibilità di poterli aiutare, perché abbiamo una situazione, ripeto, che è molto molto delicata, molto, ma non perché lo dico io, lo dicono persone che studiano questo fenomeno e che sono quindi molto molto più preparate, quindi vivono questo. Noi non abbiamo la possibilità ancora di immettere in atmosfera più nulla. E abbiamo ancora un disaccordo a livello non soltanto mondiale, ma anche locale. Cioè, qui abbiamo gente che non sa nemmeno di che cosa stiamo parlando. Gente che prende l'autovettura per fare 2 chilometri, un mezzo chilometro Certo. di strada. Parliamo di cose belle e semplici. Oppure gente che si permette il lusso di consumare acqua, di buttare, di fare spreco di ogni cosa. Certo, questo va bene. Va bene anche perseguire altri obiettivi, cioè quello di rendere utilizzabile almeno per l'agricoltura l'acqua del mare. La desalinizzazione non l'abbiamo scoperta noi, altri popoli, altre nazioni molto prima di noi hanno imparato a sopravvivere e ci sono delle Creavano tecniche, anche energia da lì. esatto, e ci sono delle tecniche anche molto moderne attraverso le quali magari è Ma possibile, diciamo, prego, prego. vedi, Ugo, quello che tu dici è un elenco di situazioni veramente importanti, però come le macchine a idrogeno, come le macchine ad acqua, però Perfetto. vanno contro l'interesse politico. E siccome i poteri del petrolio, eccetera, o di qualsiasi altro genere vanno, ci dovrebbero rimettere un centesimo, logicamente tutto viene cancellato, tutto viene denigrato, tutto viene passato sotto gamba e nascosto, in modo che il cittadino che non si interessa alla sua salute, al suo portafoglio, non possa conoscerlo. Questa è la realtà mondiale. Insomma, ci sono delle possibili soluzioni, visto che noi elargiamo tanto denaro, diamo tanto denaro, però finalizziamolo. Che ti dire, ci sono tanti territori che vengono distrutti magari perché vogliono fare l'agricoltura, eccetera. Diamo dei soldi perché ci piantino degli alberi, mettiamo delle squadre a controllarli, paghiamoli. Il verde significa la nostra sopravvivenza anche. Anche se i dati che, diciamo, di cui parlano, eccetera, danno poco. Ti devo dire, sono poco incoraggianti. Se non abbiamo delle soluzioni
da alcune, diciamo, fonti che dovrebbero essere nuove, tipo l'idrogeno, a cui facevi riferimento, o altri lavori che speriamo diano risultati, che stanno compiendo in Francia, adesso. La nuova generazione di ingegneri italiani anche hanno trovato delle soluzioni incredibili per il risparmio energetico e anche per la mobilità veicolare. Studenti sono riusciti a produrre sistemi di trasporto a costo zero e a inquinamento zero, ma sono stati gettati nel fango dalle multinazionali del petrolio. E Certo, questa è la realtà. anche questo, sicuramente questo sì, perché abbiamo un ritardo notevole. I riferimenti, diciamo, tuoi sono importantissimi. L'importante è che l'energia che viene immagazzinata all'interno di batterie o di altri mezzi che non immettono sostanze inquinanti venga a sua volta ricavata senza inquinare. Esatto. Cioè, insomma, l'elettrovoltaico, le pale, l'energia solare, ci sono stati dei progressi. Credo di poter, speriamo che ci siano delle sorprese dall'attività di un governo, mi pare quello tedesco, che sembra abbia previsto, abbia annunciato delle novità in tema di inquinamento ambientale e speriamo che ci siano delle vere novità. Sono Oppure. tanti scienziati e divulgatori che vanno in televisione, non vedi, appena cominciano a parlare della realtà vengono taciuti. E questa è una cosa schifosa, non brutta, schifosa, veramente una vergogna per la RAI, non per la RAI, per la televisione pubblica che dovrebbe essere un servizio al Certo. cittadino, di qualsiasi genere, ecco, di tipo di RAI, Mediaset, o anche una semplice TV locale. Forse le TV locali hanno più coraggio di dire quello che pensano. Viviamo Certo. in un mondo in cui esiste la schiavitù del pensiero. Non cerchiamo di nascondere questa cosa. Abbiamo, come dici tu, il pensiero unico, e cioè Abbiamo un pensiero unico che deve essere allineato al pensiero dominante dell'economia. Questo non si scappa. Ma è un problema comunque, diciamo, che riguarda anche chi fa economia. Cioè, qui abbiamo un discorso di mente che viene trasmesso attraverso la pancia. Cioè, c'è chi ha una mente molto sottile. Perché il problema, caro Alfredo, diciamocelo anche così, i nostri ascoltatori, il problema è anche un altro. Insomma, noi abbiamo una terra che è popolata da un certo numero, da un bel numero di persone. Saremo Certo. fra non molto 10 miliardi, forse fra qualche tempo breve. Abbiamo dei territori che sono molto prolifici. Allora, se non abbiamo la possibilità di avere gente, diciamo, illuminata, gente che ha la possibilità di fare discorsi e di farsi comprendere, ma di comprendere, che possa trovare la soluzione perché ci sia un contenimento del numero delle nascite. Ma come si fa a dire ad un governo, ad una nazione, voi dovete fare meno figli? E da Ma non quale punto? vediamo, non vedi lo scandalo del Vaticano in Africa contro i preservativi? Questi Ecco, benissimo. E quindi, sono perché? gli scandali. Perché come tu dici giustamente, qualcuno potrebbe dire, ma insomma, da che pulpito viene la predica? Allora che succede? Che succede che io mi chiedo se in alcune nazioni diciamo, la presenza di disservizi, l'aumento della trascuratezza, diciamo, il malfunzionamento di strutture, tutto il resto non sia finalizzato diciamo, a fare ciò che legalmente non si può fare. Non vorrei arrivare a pensare questo, ma potrebbe anche essere che, magari, siccome non si può dire ufficialmente
cercate di fare meno figli, oppure, perdonatemi la crudezza del discorso, gli bottano può essere un figlio, e allora si deve agire in maniera diversa, senza naturalmente intaccare le regole del vivere democratico, ma anche dell'apparente ipocrita vivere del vivere etico. Bene, allora, in questo caso abbiamo un continente intero che fra non molto avrà 4 miliardi di persone. Abbiamo delle nazioni, non facciamo i nomi perché non voglio fare nomi di niente, ma voglio dire, abbiamo delle nazioni, tanto lo sappiamo, in Africa, che sono grandi quanto parte della nostra Europa, che fra un po' avranno 3 volte triplicato la loro popolazione. Allora, tutta questa gente, visto che parliamo di fenomeni di immigrazione, perché magari ci sono le guerre o c'è la fame, fra un No, po' ci ci. sono delle zone in Africa che non ci sono le guerre, non c'è Bene. questa giustificazione. Bene, allora fra un po' avremo una migrazione, magari perché mancherà l'acqua. Allora, abbiamo una classe politica in grado di affrontare questi fenomeni? No. Abbiamo una classe politica in grado di prevedere fra non più di 10-15 anni che ci saranno situazioni del genere? Abbiamo avuto una classe politica che ha previsto quello che sta accadendo ora, e cioè abbiamo un No. fenomeno migratorio che non riusciamo a No, gestire? E la allora. classe politica ha solamente visto il guadagno che si Bene. può ricavare da una situazione migratoria. E allora, caro Alfredo, caro amico mio, allora noi che stiamo parlando di inquinamento ambientale e ci stiamo chiedendo i nostri figli e i nostri nipoti di quale morte dovranno morire, ci possiamo chiedere anche quale gente gestirà questi eventi, visto che sono eventi importanti. Noi abbiamo bisogno di gente preparata. Fra non molto, già questa gente credo che non riesca ad affrontare l'ordinario. Come Lo potranno affrontare lo straordinario? straordinario. Sono preparate a questo. Io credo che non abbiamo gente preparata, abbiamo gente litigiosa. L'ultimo. Posso dire una cosa, Ugo? Quando ero giovane io, ma anche negli anni Ottanta, si diceva i nostri figli risolveranno la situazione. Ora questa frase non si dice più. Almeno questo è stato capito, che non c'è più Certo, futuro. ti abbiamo colto tutto. Non c'è più un futuro su cui giocare. Anche i film di fantascienza, e questo non è una boutade, ma c'è un film, parlano della fine del mondo fino all'esasperazione, e non sono film di fantascienza inventati, sono semplicemente delle proiezioni scientifiche su quello che capiterà nel futuro. E la Ma cosa che fa rabbia, e scusami, Alfredo, se ti interrompo, certo. ti dico solo così, giusto per aggiungere, la cosa che fa rabbia è che la parte buona di questo mondo, e cioè le persone che forse, diciamo, sono quelle che meritano, quelle che hanno più competenze, sono state messe da parte da gente invece che Certo. non ha competenze, Questo è il da chi problema. ci sta portando allo sfacelo. Allora, senza fare catastrofismi o senza parlare di situazioni estreme, io vorrei soltanto dire, e credo che alcuni dei nostri ascoltatori, mi auguro almeno, siano d'accordo, abbiamo bisogno di gente preparata, abbiamo bisogno di gente che debba guidare questi momenti, questi anni difficili, perché a questi ragazzi abbiamo tolto non solo il presente, ma anche il futuro. Abbiamo Certo. tolto il lavoro, abbiamo tolto le speranze, abbiamo tolto tutto. Abbiamo impedito a questa gente di sposarsi, abbiamo impedito di unirsi, di fare famiglia, di fare dei figli, perché non hanno lavoro, non hanno soldi. Allora, adesso dobbiamo anche cercare di trovare la maniera per tirar fuori una soluzione, ma la soluzione è togliere di mezzo questa gente. Secondo me la Sì. soluzione è questa. Questa gente, allora, chi ha creato la malattia non può creare la guarigione. Chi ha creato il male non può Cioè, gli guarire. untori non possono guarire la peste. Perfetto, perfetto. Non c'è problema. Quindi siamo partiti dall'inquinamento, siamo partiti Ma dalla è sempre biosfera. inquinamento anche questo, eh? Esatto, e infatti, bravissimo Alfredo, e infatti io vorrei dire, più che inquinamento ambientale, io parlerei di inquinamento sociale. Sì. I danni che subisce l'uomo non tanto li subisce dall'inquinamento ambientale, quanto da un inquinamento sociale, perché l'inquinamento sociale, gestito da queste persone, purtroppo non ha prodotto nulla di buono, ha prodotto
prodotto solo un peggioramento delle situazioni. Abbiamo una classe politica, consentimi di dire ancora questo, perdonami, ma stiamo forse fuori tema, ma come si No, fa a il tema non è dire? centrato, è Allora, abbiamo centrato. una classe politica che ogni anno, ad ogni tornata elettorale, ci promette mari e monti, ci dice che loro faranno questo, quest'altro, che altri faranno quest'altro. Sono ormai decenni che questa gente ci prende in giro. Allora, giustificata è l'enormità della gente che non va più a votare, il Ecco, volevo 54-55%, arrivare a quel ma non punto. è questa la soluzione. La No. soluzione è rimuovere questa gentaglia e mettere persone per bene, mettere persone responsabili. Questa è la soluzione. La strategia bisogna trovarla, ma bisogna mettere persone consapevoli, perché avremo dei, credo di poter dire, avremo, ripeto, momenti molto difficili che non potranno essere gestiti da questa gente. Queste sono persone immature, gente ignoranti, gente arrivisti, sono. Riviste, ma che non hanno più anche la faccia di, non hanno neanche più il pudore di mentire. Ecco, Quando sono hanno pochi. potere per rubare, lo dicono. Certo, sono pochi fra loro validi, sicuramente c'è tanta gente brava fra loro, ma la grossa parte purtroppo non fa il proprio dovere. Insomma. Questo è quello che viene fuori da questa, purtroppo, da questa disamina. Non può che venire fuori questa soluzione. E allora il clima, così come l'inquinamento, così come la mancanza di lavoro, così come diciamo, i disordini sociali, sono una conseguenza di questa gestione politica. Purtroppo è così. Io credo che si possa dire questa Sono affermazione. No? perfettamente, perfettamente d'accordo. Il tempo è poco. Infatti è uscito ultimamente, io sono sempre un appassionato di film, è uscito un film, forse un film conclusivo, fantascientifico, 4.44, domani mattina alle 4.44 il mondo finisce. Siamo arrivati a questo punto. Ma E non è una sciocchezza. io mi chiedo, altre volte ci siamo detti in questa stessa trasmissione, mi chiedo quando si è verificato un inquinamento di alcune zone. Io, per esempio, parlo di questa zona, l'Ilva di Taranto, oppure parliamo della Xylella, o parliamo di quello che vogliamo, oppure ci sono stati inquinamenti nel Veneto di altre aziende, della Miteni, mi pare che si chiami Sì. così, con la presenza di arsenico e altro nelle falde, oppure altre, grazie ad alcune iniziative, ripeto, sempre grazie a chi fa il proprio dovere, e in questo caso abbiamo alcune strutture ufficiali del nostro Stato che perlomeno fanno ancora il loro dovere. E grazie a noi e ad altre, insomma, io dico, chi fa il proprio dovere deve essere anche, diciamo, ringraziato, perché non lo fa solo per dovere, ma fa. Allora, quando è successo questo, chi doveva controllare? Chi doveva guardare? Perché questi eventi non si sono verificati nell'arco di un giorno o nell'arco di una settimana. Ci sono anni e anni che si sono verificate queste situazioni di inquinamento. Grazie ad alcuni magistrati abbiamo avuto una soluzione, ma la parte politica, la parte sindacale, la parte di controllo, le associazioni, i gruppi e tutta questa gente che doveva controllare, dov'era? Dov'è? Sono venuti fuori dove? Quando? Quando il magistrato ha tirato fuori la porcheria, quando è venuta fuori l'inchiesta, ma Ah, prima ma se ti dov'erano? riescono a mettere sotto gamba tutto va bene. Ecco, allora tutto quello che è avvenuto prima in nome e per conto di che cosa? Gente che sta morendo tuttora, ragazzi nel Tarantino ammalati di tumore, vicino al petrolchimico persone che stanno morendo di tumori polmonari e pleurici, gente che sta, giovanissimi, bambini che stanno morendo. Allora, tutta questa gente a chi deve ringraziare? Questo dobbiamo dircelo. In nome e per conto di che? Di una crescita economica? E qual è la crescita economica? Quella che fa morire i propri concittadini? Qual è l'etica? Qual è l'evoluzione? Non Questa è c'è etica, evoluzione? non c'è Ecco, etica. allora, insomma, incominciamo a mettere ordine in queste strutture. E chi lo deve fare? Perché la politica non è stata capace di farlo, anzi, la politica ha inquinato.
La politica Furetti si malata, nasconde. la politica Furetti si malata ha nasconde. inquinato, la politica sana soccombe e allora. Rimani un attimo, parla pure che vado a prendere un libro, Sì, prego, Ugo. prego. Quindi la politica, dicevo, la politica sana purtroppo c'è, ma soccombe di fronte a quella malata, perché quella malata abbiamo sempre il sopravvento di una situazione che viene, diciamo, protratta, non per servire la gente, ma per servire se stessi. Questo è quello che accade. Eccomi qua. E quindi, insomma, ce l'hai il titolo, Alfredo, di questo libro. Quindi abbiamo bisogno quindi di gente, ripeto, molto molto preparata, molto molto responsabile, perché io credo che i momenti che ci aspettano non sono facili e non possono essere gestiti da persone di questo calibro che abbiamo. Abbiamo bisogno di gente molto molto saggia. Purtroppo è Sto così. leggendo adesso. Perché ho letto un articolo sulla stampa alcuni giorni fa, di un filosofo croato, se non erro, Slavoj Žižek, spero di aver pronunciato bene, che ha scritto una monumentale opera, Il coraggio della disperazione. Io credo che forse quando arriveremo in fondo alla disperazione troveremo il coraggio di risalire. La lotta politica è possibile solo al fondo della disperazione. Il vero coraggio non sta nell'immaginare un'alternativa, ma nell'assumere le conseguenze del fatto che non è chiaramente discernibile alcuna alternativa. Siamo arrivati a questo punto? Non lo so. Io credo che sia ancora peggio. Credo che sia peggio perché c'è un disegno mondiale, credo, che Il noi. famoso ordine mondiale di cui dovevamo parlare tanto tempo fa. Prepareremo Ci abbiamo, se vuoi possiamo preparare una trasmissione, ma una trasmissione, dato che certo. documentazione ce n'è in internet piuttosto interessante. Io Quindi. avevo detto al nostro mega regista, Ugo Khaled, dei brani, ma come sempre le nostre chiacchierate, Sono lunghe, galoppano sono tranquillamente logorroiche. verso le 11. Sono più che altro Ah, una interessanti. notizia intanto per sdrammatizzare. A Gallipoli stato preso uno squalo di 7 quintali, Ecco. era finito nella rete per divorare i gamberoni. Questa è una cosa interessante, vedi, ancora Certo. ci sono gli squali anche qua in Italia. La Oddio, tropicalizzazione. e di squali in Italia ce ne sono molte, a dire la verità, però caspita, non vengono mai presi in mezzo alla rete. È quello, divorano gamberoni, però non vengono catturati dalle reti. Con questa boutade, dovuta al caldo più che altro, sono le 22:54. I nostri amici in regia ci sono ancora. Amici e in regia ci sono ancora? Silenzio. Certo, non capisco perché mi sta arrivando uno Beh, strano se email. c'hai, Alfredo, se hai una poesia, però credo che tu abbia il tempo per leggerla, eh. Certamente, ha Ah, ancora ma non tempo. sono io il lettore ufficiale, Rosario è il mio lettore ufficiale. Insomma, sarebbe, secondo me sarebbe utile una bella. Una bella poesia, mettimi online, Io credo. carissimo. Io credo Ce n'ho di trovato uno. avere in quella pubblicazione che tu hai una poesia sul pronto soccorso. No, io invece ne voglio dire un'altra. Ugo, mettimi online. Vai. Allora, questa qua. Stanotte la pioggia se n'è andata verso Aspetta. altre città, verso altri uomini. Che cosa è successo? Sono online? Devi ascoltare il regista, Rosario. Esatto, è partito subito senza ascoltarmi. Ma è terribile. Comunque, Allora, prego. grazie regista. Io ormai sono il vecchietto di turno che capita qui per sbaglio in radio. Ciao Ugo, ciao Alfredo, ciao Ciao, ciao, Alex. caro. Ciao, Buonasera Rosario. a tutto il condominio.
Stanotte la pioggia se n'è andata verso altre città, verso altri uomini. Ha lasciato verso est poche nuvole arrossate per la sorpresa, manciate di stelle, impazienti, dietro le quinte, attendono l'occasione per entrare in scena. Oggi ho pulito gli occhiali da sole e tengo sbottonato il cappotto. Però, il titolo della poesia è La pioggia. Diventando come Gassman. Complimenti. No, perché poi ce n'è altra che dice: ho appena sciolto tra le dita intirizzite l'ultima palla di neve per rivivere il brivido di piacere di una fredda giornata di sole, e ti ritrovo a spiare irriverente un mondo che avevi lasciato al lento spogliarsi della tua corolla. Ecco, possiamo anche dire sì. Possiamo dire, Rosario, se qualcuno vuole questo libricino di mie poesie, basta semplicemente che faccia richiesta alla redazione di Radio Saius e glielo facciamo avere. Certamente, questo... certamente, caro Alfredo. Anzi, dopo lo diciamo, di nuovo questo. Puoi anche metterlo sul blog tuo. E dicevamo comunque... al lento spogliarsi della tua corolla. Ho sempre contato sul tuo ultimo petalo bianco, perché c'è sempre da amare qualcuno, qualcosa, anche nei giorni più neri dell'odio e dell'indifferenza, e nel vederti gettare il tuo sguardo ardito oltre i fili d'erba dal verde ancora incerto. So, se non altro, che amerò la primavera che arriva. Cari amici, chiedete a Saius questo libricino, che è un libricino di poesie scritte dal nostro amico Don Chisciotte, alias Alfredo Story. Ma che pubblicità mi hai commosso, Rosario! Basta scrivere e metteremo, faremo, cioè, Alfredo, insomma, ha scritto questo libro di versi di poesie che è molto bello, che si chiama Solo un fascio di parole. Sono gli anni dal 2008 al 2011, vero caro? Sto preparando l'ultima raccolta, comunque, che è proprio quella di questi giorni, che sto scrivendo ancora. Va bene, abbiamo fatto una bella trasmissione, Ugo. Beh, insomma, un po' di notizie dobbiamo darcele. Certamente spero che possa essere servita a qualcosa. Ma dobbiamo creare un movimento di opinione, bisogna creare un movimento di opinione, la gente deve sapere quello che sta accadendo, perché vedo che se ne parla poco. Non è così che si evita l'allarmismo, no. L'allarmismo poi si crea perché magari la situazione ti piomba addosso e non sai perché, e non sai come. Insomma. Apri la bocca e dici, oh, ma non è così che funziona. Io comunque continuo a dire che alle riprese delle trasmissioni che faremo a settembre, ho intenzione, penso che anche tu, Ugo, partecipi, di fare una trasmissione, certo, vera e propria a parte, come quella che tu fai sull'antimafia o spazio dedicata all'inquinamento, ma non solo, come hai detto giustamente stasera, all'inquinamento atmosferico, ma anche all'inquinamento mentale, l'inquinamento delle coscienze sociale, delle coscienze, certo, che forse è la cosa ancora più pericolosa. Certo, sì, interessante. Vabbè, sono le 22:59, adesso il nostro regista ci farà l'elenco del condominio che non abbiamo fatto all'inizio. Il caro Saius, vuoi farlo tu o lo faccio io? No, bene, cari. Lo facciamo fare a Huguette Caleb, va il benissimo, nostro regista. Certo. Va benissimo. Innanzitutto ringrazio per la trasmissione sia Alfredo che Ugo Lombardi. E mi appresto adesso a fare questo lunghissimo elenco delle radio che fanno parte del network, che sono a noi associate, che sono appunto Modena Noi Radio da Modena, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto in provincia di, credo, Verona o Venezia, penso Verona, Radio Isso da Modena, Radio Reno Web da Casalecchio in provincia di Bologna,
c'è la radio madre, per così dire, che è appunto Radio Saic da Treviso, Radio Sismondi Libri da Salgareda, in provincia di Treviso, per ultima, ma non proprio ultima, Radio Valdichiana, appunto dalla Valdichiana. E ripasso a voi la parola. Perfetto. Benissimo. Siamo arrivati alla fine. Un caro saluto da Alfredo e lascio la parola a Ugo. Io ringrazio gli ascoltatori per aver avuto la pazienza di averci ascoltati. Saluto Alfredo, spero di sentirci presto a settembre e a tutti una buona estate nei limiti del possibile. Speriamo, un po' più fresca più che altro, speriamo. Sì, infatti. A te per la chiusura. Ugo. Sì, io ci sono, pensavo volessi finire di dire qualcosa. Ah, No, ok, a posto. ti auguro una notte fresca, è già qualche cosa. Where'd you be if you had given to protection?